Comincia la Campo Avion, la terza partita di questa undicesima edizione e la terza partita di Platinum League. Già due vittorie, nessun X per ora. Il Santos ha battuto la formazione del Ciaccarella, la formazione Real Madrid ha superato all'ultimo secondo di gioco la formazione dei Narcos. Ora in campo ci sono gli esordienti ragazzi di Dino Santoro, premiato poco fa con il premio miglior portiere della passata edizione, ovvero l'Atletico ma non troppo, che affronta lo Zeemanlandia. E allora, con l'aiuto del fratellino di Dino Santoro, Emanuele Santoro, le formazioni: c'è Dinuccio tra i pali, c'è Cocozza al centro, a sinistra Vanesio, a destra c'è Stefano, non mi ricordo. Io non posso controllare perché me li sono scritti sul telefono che stiamo registrando. Tutta figura mia. Centrocampo con Emanuele Cocozza e Vincenzo Della Corte. Della Corte, Bellocchio in attacco e Emanuele Santoro a disposizione di questa squadra nuovissima, l'Atletico ma non troppo. Lo Zeeman, Rescigno tra i pali, Vigoriti, Como, Bifaro ai lati, Cicchitto a centrocampo con Dario D'Alessandro. In avanti c'è Ennio Carbone, un'eternità dopo al campo Avion. Fuori lì, a disposizione, c'è De Martino. Rinvio di Santoro, lungo. Vigoriti. Zeeman, intanto Rescigno, che ha partecipato all'ultima finale di Europa, anzi non è vero? Uscita alle semifinali di Europa League, addirittura contro l'Arsenal, una squadra di bronze. Europa League, arrivata la vittoria alla formazione dei Capros, che hanno vinto 4-1 contro l'Arsenal in finale. Zeeman invece ha chiuso al terzo posto, battendo il Wimbledon nella finale del terzo e quarto posto, 3-2. Aggiudicandosi la coppa della terza classificata dell'Europa League. Scorsa Platinum molto difficile per lo Zeeman, che non è entrata nella Champions nelle prime 5, arrivata addirittura al settimo posto. Lo Zeemanlandia superata nel finale di stagione anche dalla Sampdoria. Qua parte, tirato, palla sul secondo, forse c'è il primo giallo? Non ancora. Qui c'è una conclusione di Emanuele Cocozza, altissima. Pallone per Ciccio Como, prova dentro, Dino Santoro. Blocca il pallone, va dal suo compagno, 1-2. Cocozza, il tacco, non trova il suo compagno. Ennio Carbone sul fondo. Vuole provarci Dino col sinistro. Lui che ha concluso la scorsa edizione con due reti all'attivo. Va Dino, col sinistro, a giro! Dino Santoro, il capitano di questo Atletico ma non troppo, firma l'1-0, un gol meraviglioso. Batte Ciccio Como, risponde subito Dino Santoro. Io spero che si senta bene l'audio di questo video, che non mi soddisfa molto l'onorotto come visuale e come audio. Vediamo se ci regala delle sorprese positive, soprattutto sul gol di Dino Santoro. 1-0, Atletico ma non troppo sullo Zeemanlandia. Ciccio Como se la sposta col tacco, vediamo se ricomincia da Enzo Vigoriti. Doveva partire per la Spagna, è partito, è tornato già Cicchitto. Como, palleggio. Cicchitto la muove. Como sterza, cross, si calciano addosso quelli dello Zeeman. Bifaro, ho liberato bene Bifaro, grande recupero, occhio a lui che va sul destro,
Vediamo un po'. Fondo. Cicchitto d'Alessandro, della corte su di lui. D'Alessandro col sinistro. Fuori. Possesso atletico. Cocozza, 1-2. Palla lunga di Vanessio. Trovato Vigoriti. È stato un cambio. È uscito Bellocchio, giusto? Sì, giusto. È entrato il fratellino di Dino, Manuele Santoro. Oh, buona! Esce Dino Santoro, blocca il pallone. Vediamo se fa ripartire subito i suoi. La palla è lunga, troppo alta. Prova lo Zeman. Cicchitto che allarga Como. Che riceve, chiude Vanessio, tunnel di Della Corte. Vanessio 1-2, cozza triangolo, gioca così l'Atletico. Cocozza. Pallone al fratello. Dino Santoro. Ancora Cocozza. Aia, retropassaggio brutto e c'è il pareggio di D'Alessandro. Sul regalo di Cocozza. Dai, 1-1, pareggia lo Zeman. Prova Santoro col destro, due volte murato. Palla per, anzi, con le mani, sbaglia. Allora, con le mani dentro riesce a rinviare Cocozza, rimessa a Zeman. Carbone, colpo di testa di Vanessio a rinviare. Prova a ripartire Santoro. Tocco di Vigoriti nel mezzo. Ancora Vanessio. Vanessio che apre. Pallone ancora per Santoro, deviazione. Poi c'è il destro, Rescigno in angolo. Uno che rimane, parte il cross, colpo di testa di Ciccio Como. Carbone con l'esterno sinistro, gran palla De Martino in aria, sinistro murato. Parte il tiro in porta di D'Alessandro. Abbiamo cambiato. Si ritorna in regia, sempre 1-1 tra Atletico ma non troppo e Zemanlandia. Ciccio Como controlla il pallone, prova ad andare, buona la finta, ancora Como. Ciccio dentro per D'Alessandro, triangolo, recupera l'Atletico. De Martino ruba, Como sterza, due volte sinistro, Dino. Dino sinistro murato. Si va subito con le mani, ancora per Dino. Occhio a Degno Carbone in pressione. Oh, io ancora mi devo mangiare un pocket. Sbaglia qua, attenzione. Parte di Martino. Tocco per Carbone, non trova l'aggancio. Occhio, però hai tu. L'altro. Ciccio Como! Salvadino. Rubinetti, l'altro. Rubinetti. Quello piccolo. Il blaugrana. Quanto è bello, io. Fantastico. Cicchitto, prova col sinistro. Occhio De Martino che la piazza, ancora Dino. Prova a salire Della Corte. Ringhia a tutto campo D'Alessandro. Si vede che la sua penultima presenza allo sbordo della League. Partirà D'Alessandro, andrà a Monte Carlo a fare soldi, a lavorare, a fare quello che fin qui non ha mai fatto nella sua vita. Occhio Vanessio, tocco dietro per Dino. Un po' di roracci lì dietro dell'Atletico ma non troppo. Parte il pallone, Ciccio Como si coordina. De Martino fuori. Como sventagliata. E allora Ciccio Como la portava da Vigoriti. Sempre rivedibile, no, l'abbigliamento di Vigoriti, Marco? No, comanda lui. Della Corte, Cocozza, muove il pallone a Santoro, recupera Bifaro. Serie di contrasti lì in mezzo, libera Varese.
Cicchitto Vigoriti. Ancora Cicchitto. Mamma mia, negata Marco, Vigoriti. Ancora Cicchitto, sale. Velo di D'Alessandro. Bifaro tocca dentro, recupera l'Atletico solo per un attimo. Bifaro scende D'Alessandro di prima. Si va con le mani di Alessandro, ha segnato ma fuori gioco. Fuori gioco. Vanessio, tocco buono per Bellocchio che sale. Santoro per Bellocchio. Prova in porta. Con le mani, ancora per Santoro. Parte la bomba. Dino Santoro. Palla larga per Vanessio. La giusta, Banfella, Rescigno. Vigoriti. Sempre nervosissimo Rescigno, è vero Marco? Nervoso col mondo, con la vita. Gestisce Como. Detta ai tempi anche Vigoriti. Como. Sceso Vigoriti, Cicchitto. Lo cerca ma sbatte su un avversario, passa il pallone. Ancora D'Alessandro. Como, lancio, Bifaro, taglia, Bellocchio, respinge. De Martino, bello il tocco, elegante. D'Alessandro controlla, tira. Faccio d'angolo. Parte il pallone, Como al volo, miracolo Edino. E poi D'Alessandro. Vantaggio Zeman, 2-1, D'Alessandro. Dino Santoro la battuta sul fondo. Sì. Vigoriti, palla per Ciccio Como. Nello spazio D'Alessandro, scatenato, alta. C'è un rinvio di Santoro, troppo lungo. Sbaglia Rescigno, della corte. Sterza la finta, passa lui. Poi palla per De Martino che spinge. De Martino prova ad andare. De Martino fino in fondo. Santoro per Della Corte che sale. Cerca il corridoio. Vigoriti. D'Alessandro spostato a destra. Vigoriti al centro. Palla tagliata. Dino. Porta vuota. Dino. Mette giù il pallone Dino Santoro. Altra bomba. Vigoriti, Cicchitto, finisce il primo tempo 2-1 Zemallandia. non glielo ricordare. Voglio. Allora comincia la ripresa, 2-1 per lo Zemallandia contro l'Atletico, ma non troppo, che ora prova ad andare. Cocozza, Bellocchio, spara la porta, prova col destro. C'è una calcio d'angolo. Vola Bellocchio tuffandosi il mucchio. Ancora dentro. Ancora lui. E stavolta segna Bellocchio. Firma lui il 2-2. Un'incornata straordinaria. Nuovamente in parità il match. Bifaro su un altro pianeta. Rimessa De Martino. Bifaro controlla. Forse c'è un fallo doppio, ma comunque De Martino se n'era anche andato. Due gli uomini dello Zeman su questo pallone sono Carbone e Bifaro, uno è sinistro, uno è destro, vediamo. C'è il tocco, c'è Bifaro, c'è la rete dello Zemanlandia in mezzo alla barriera, la bomba di Marco Bifaro. Rescigno, smanaccia! Mamma mia, D'Alessandro ci ha provato da lì. Tanto Rescigno colpito al volto. Però le temi divennero buone perché tu sei sta una mazza a mano. Sì, sono abituato ad avere le mazze in mano, Marco. Ola!
E la trova anche. Comunque è partito il pallone in mezzo, Rescigno. De Martino, con la mano. E allora c'è una punizione ancora di no. Vediamo un po'. I due fratelli Santoro. Dino a giro, calcio d'angolo. Allora batte Santoro. Occhio alla cross. Poi occhio a questo malinteso tra i due Stefano. Riesce a recuperare la difesa dell'Atletico. Dino, tiro cross. Vanesio. No. Mannaggia, voglio Vanessa, chi lo ha? Io conosco. Ah, credo, ok. No, è nuovo. Vigoriti, male anche lui. Dino Santoro, dentro troppo. Occhio a questo pallone gestito nell'area di rigore dallo Zeman, un attimino in difficoltà. De Martino esce. Si allunga e si allarga anche a destra. Ancora De Martino. Occhio a Bifaro, eccolo! Ancora Bifaro, doppietta per lui. Sempre 4 a 2 Zeman. Della corte... No, no, mi dimentico tu. Ultimamente soffro di Alzheimer e cecità precoce. Como. Lancio. Salta benissimo Santoro. Cocozza. Tocco dietro. Dino rinvia. D'Alessandro esce bene. Destro Dino. Sale Cocozza, palla per l'altro Cocozza. Arriva anche Santoro, Cocozza nello spazio. Ancora Santoro. Buona la giocata, doppia. Ancora Cocozza, trova Bellocchio, angolo. Questo è con censura, Della Corte, forte in mezzo. Si è allungato Bellocchio, non ha trovato il tapin vincente. Santoro. Parte il tiro, Rescigno. Poi Santoro, Della Corte, nessuno si coordina. Vigoriti, eccolo il rinoceronte, è partito. Ai ai ai. Dino ci prova, smanaccia Rescigno, occhio che muoio, qua De Martino, salta altissimo. 1-2, Dino. Chiama i suoi, palla al fratello, trova lì in mezzo Della Corte. È sceso Bellocchio, nessuno lo serve. Santoro, di suola. Della Corte la controlla. D'Alessandro recupera, ma c'è un fallo. Ancora Dino. Con sinistro, murato da Carbone. Rubinetti. Con la L. Ai ai ai, ha battuto Como. Occhio perché c'è un'imbucata De Martino, miracolo di Dino Santoro. Carbone. Cross. Ai ai ai, mamma mia, si sono fatti malissimo. C'è una palla per Bellocchio che prova a difenderla. Santoro dentro, velo. Bellocchio è inciampato su qualcosa, forse un lombrico. Se ne va Bifaro. D'esterno Dino, eccolo. Vanessio, tocca per Della Corte, esce Como con la punta. A presenza. Dino. Pallone per Lupinetti che va col destro. Ancora Rescigno, poi Vigoriti, palleggia male. Ancora dentro il pallone, Vigoriti. De Martino, controlla, prova ad andare. Perde il contrasto. Cocozza, Santoro. Pallone dietro, si ricomincia da Dino. Sbaglia il pallone, De Martino. De Martino, Dino. Parte un pallone, non ci credo, perfetto per Ciccio Como. Deviazione di Carbone. Occhio a rinvio, la palla che non entra. Commenta Don Antonio. Santoro non passa. Ora lo Zeman, 3 contro Dino. Ennio Carbone.
per Bifaro, ancora bell'occhio Cocozza, carbone Cocozza, anzi Como, occhio per esce Cocozza col destro, ancora lui. Oh, ci sono due Cocozza in campo. Lupinetti. Lupinetti, una cosa del genere. Eh no, vedi, perché pure tu dici una cosa del genere. Cosa? La bottiglia d'acqua. Occhio perché c'è un pallone in aria. Si va con le mani. Salta Cicchitto. Bifaro. Attenzione perché recupera bene Vanessio. Va col destro. Rescigno. Ancora Rescigno, lunga De Martino. C'è un fallo in attacco. Provadino, sinistro, palla che scende, traversa. Calcia. Poi Cicchitto. Recupera Vanessio. Prova la sterzata Vanessio di punta. Cicchitto calcia tutto, anche il suo avversario. Ancora Dino. Rimangono alte le torri. Dino lunga. Vi farò larga. De Martino controlla, prova a passare. Vanessio recupera. Larga, bell'occhio. Prova. Buono. Cicchitto. Cerca l'esterno. Como lì in mezzo. Carbone, 1-2 in corsa. Ciccio col sinistro. Dino. Uomo! Con le mani. Vigoriti. Dino. Occhio. Pallone al fratello Emanuele Santoro. Prova a pescare qualcosa dentro. C'è il pallone riconquistato. Vediamo un po'. Calcio di punizione. E allora punizione molto interessante per l'Atletico, ma non troppo. Sul pallone della Corte. Impossibile rimpallo in zona centrale e sono morto. Della Corte, prova alta. Ciccio Como. Il tocco errato. Aia, bell'occhio perché cade direttamente sul pallone. Poi da terra parte Bifaro. Col destro. Angolo. A seguire l'ultimo match di Platinum. Real Prima Casa contro Corinthians. Ma intanto Carbone a giro sul primo. Dino parte. Salta il primo, ancora Dino, scatenato, no, trova il pallone De Martino, che ora può anche provare, Vigoriti, occhio al rinoceronte, scende di forza, Vigoriti, ruleta, poi però esagera troppo. Allora Vanessio con tunnel, della Corte, fallo di Cicchitto, si continua, col tacco, Bifalo. Posso dire, il vantaggio dura un millesimo di secondo. No. Vigoriti, Dino, infatti errore. Errore. Cosa? Non è fallo questo, cioè, non ci sono quella chiamata allora rimandarci. Cicchitto, pennella. Vigoriti. Cicchitto, palo. Zeman che colpisce il palo ora con De Martino, prova al limite dell'aria a sterzare. Avete fatto 4. Santoro. Cocozza, tacco. Aia, non si chiama e lascia. Ok. Bifaro. Parte il pallone sul secondo, Bifaro. Poi sinistro. Occhio a De Martino che taglia il campo. C'è Carbone. Non lo serve. Dino riparte. Si allunga lui. Ancora Dino. Sinistro. Alta. Occhio al pallone per un certo della Corte che si allunga e va a fintare il passaggio. Si incanala troppo nella zona di campo dove ci sono solo casacche fosforescenti. Cocozza liscia. Santoro sinistro. Alto. Lunga Rescigno. Salta Cocozza. Palla che tocca la rete. C'è una palla dentro.
Si va con le mani avanti. Sarà a fondo? Rescigno, Cicchitto. Como, sbaglia. Resiste due volte. Poi col braccio, poi col braccio. Vanessio e Cocozza. Sta ancora zoppicando. Cocozza. Ancora. Cocozza, deviazione. Angolo. Ultima azione. E allora lo Zeman è vicinissimo ai primi tre punti stagionali. Inizia bene per loro la Platinum. Tutti a casa. Lo Zeman passa 4-2 sull'Atletico, ma non troppo. Allora, Carbone, nuovo elemento dello Zeman in questa undicesima edizione. Arriva una vittoria convincente 4-2 contro una. Ma che fate questi qua? Contro un avversario abbastanza importante tecnicamente. Forse per loro era la prima esperienza. Infatti, in mezzo al campo erano un po' sistemati male. Hanno ripreso un po' nel secondo tempo. Senti, vittoria importante per uno Zeman che la scorsa edizione ha faticato. Quest'anno partono bene. Tu fare parte di questa squadra? Speriamo di sì, dai. Sono in prestito, poi non si sa se mi riscatteranno o meno, però vabbè, ho dato una mano alla squadra, anche se relativamente. Voglio fare complimenti agli avversari che hanno fatto una bella partita. Mi auguro che possiamo anche noi continuare sempre così. Ne hai viste tante su questo campo, come qualità. Ti è sembrato il tuo Zeman? No, abbiamo un ottimo possesso palla, tanti giocatori di qualità e quantità, e con un po' di fortuna e tanta voglia possiamo andare avanti. Senti Ennio, tuo fratello ripartirà dalla Bronze con la Roma. Fai un in bocca al lupo? È un in bocca al lupo a loro, anche se vabbè, che dici? Non lo so, non li conosco. In bocca al lupo a loro, ogni tanto spero di dargli una mano, dai. E dai, allora complimenti a Ennio Carbone, complimenti allo Zeman, ci vediamo dopo Pasqua, buona Pasqua.